Eccoci alla nostra seconda parte con Mattina Amica. Voglio ringraziare tutti coloro che si dedicano 2 minuti ad inviare sms. Grazie, grazie per il vostro affetto e grazie per la vostra stima. Questa mattina abbiamo un altro argomento molto interessante che abbiamo lasciato a metà la volta scorsa con Roberta Grimaldi. Lei è una docente della Total Loop e si occupa, buongiorno Roberta. Salve, buongiorno. E si occupa di una cosa estremamente importante, il linfodrenaggio, quindi massaggi dedicati al linfodrenaggio. Uno dei fili che è rimasto appeso, diciamo così, nell'ultima conversazione riguarda proprio la cellulite, perché oggi la cellulite viene definita malattia, quindi non è più un discorso meramente estetico, ma è proprio definita una malattia. Allora, approfittando della presenza di Roberta, io le chiedo di spiegarci in termini ovviamente accessibili a chiunque che cos'è quindi la cellulite. Ciao Mary. Allora, la cellulite praticamente è di ambito medico comunque, come hai detto bene tu l'altra volta, è una vera e propria malattia. Infatti la cellulite è un termine che utilizziamo noi estetiste molto spesso, ma i medici utilizzano come termine adatto, idoneo per la cellulite, panniculopatia endematosa fibrosa sclerotica. Ciao. Che cosa vuol dire questo termine? Sembra una parolaccia, ma in realtà è qualcosa di medico. Innanzitutto la cellulite si sviluppa in 3 stati, in 3 livelli differenti. Il primo stato è quando si forma l'edema e quindi la chiamiamo endematosa. L'edema lo ritroviamo nelle caviglie, nei polpacci, nelle braccia, nell'addome, e quindi c'è una ritinzione idrica, e in questo caso l'estetista, il ruolo dell'estetista è quello di intervenire con il massaggio linfodrenante. E col nostro ruolo, il nostro compito qual è? Ecco, intanto io pregherei la regia di mandare in onda le immagini registrate, perché vedremo proprio Roberta trattare. Ecco, vedete, questa è ovviamente un'aula dell'Accademia della Total Look. E vediamo come viene insegnato a fare il linfodrenaggio e come viene effettuato un linfodrenaggio di tutto rispetto. Quindi, scusami se ti ho interrotta, non volevo proprio specificatamente entrare, perché poi parleremo ancora, questa volta lo faremo proprio con un medico estetico, di questo argomento che mi sembra, per voi che siete amanti della precisione, sia la cosa, diciamo, più pertinente. Quindi cerchiamo di parlare esattamente dei benefici che si possono ottenere attraverso questo tipo di trattamento. Allora, in questo caso io praticamente sto facendo la prima manovra del massaggio, che è un convagliamento, porto i liquidi verso su. Subito dopo inserisco una frizione, le manovre sono tutte concatenate tra di loro. Questa tecnica di massaggio si avvale di 5 manovre, è la tecnica del dottor Dante Menarini, e abbiamo come prima manovra iniziale abbiamo lo sfregamento che apre il massaggio, poi abbiamo la frizione e ogni manovra è seguita da un convagliamento, perché devo portare i liquidi su che ho mobilizzato con tutte le manovre che vado ad effettuare. Successivamente sono molto lenta, molto delicata, perché se ci sono problemi di varici e quant'altro non devo andare a creare nessun livido, nessuna contusione alla gamba della cliente, quindi devo stare molto attenta, devo essere molto concentrata a quello che sto facendo, perché è un massaggio che si può fare a qualunque età. Brava. Dall'adolescenza alle donne adulte. È chiaro che in un adolescente, perché la cellulite si forma proprio nel periodo della pubertà. Dalla pubertà all'adolescenza è già il primo passaggio. Ecco, diciamo che in quel caso può anche avere una valenza estetica molto importante, però questo tipo di massaggio, qui che volevo arrivare con te, cara Roberta, questo tipo di massaggio va bene anche per le persone adulte, per le persone anziane, per le persone che comunque hanno problemi di varici, che hanno problemi di fragilità capillari, di caviglie gonfie, braccia appesantite. Perché
Perché è importante? Perché la linfa, allora, innanzitutto bisogna partire sempre dal sistema linfatico. Un buon sistema linfatico deve essere depurato, deve essere pulito, perché nel momento in cui si ha un ingorgo, cioè una, si inizia praticamente ad avere un problema di ritenzione idrica, vuol dire che non c'è un buon apporto di sangue, di ossigeno e di linfa. La linfa deve essere chiara, deve essere trasparente. Quindi una donna di 50 anni, di 60 anni, che comunque inizia ad avere problemi di menopausa e inizia ad avere problemi di ritenzione idrica in maniera elevata, perché si ha una ritenzione idrica sulle caviglie, sui polpacci, nelle braccia, è consigliato un linfodrenaggio, in quanto gli permette di avere un equilibrio a 360 gradi, perché in quel caso io la vado ad aiutare, gli vado a dare una spinta, anche a farla sentire sana, a farla stare bene, ad avere una maggiore energia, perché il corpo in quei casi inizia ad avere quasi un deprimento. E quindi in questo caso io che vado a fare? Vado a tenere il sistema linfatico pulito, l'aiuto a stare in equilibrio e quindi a portare ossigeno, sangue, nutrimento alle cellule e a far sì che le sue caviglie, i suoi polpacci, le sue braccia non si gonfiano, non si sente pesante e quasi stanca fino alla fine della giornata. Questo ovviamente deve essere aiutata anche con un'alimentazione, quindi mangiare tanta verdura, tanta frutta, bere tanta acqua. Il nostro corpo è formato dall'80% di acqua e se l'acqua che noi perdiamo non la reintegriamo bevendo, come si fa ad avere un sistema linfatico perfetto? Quindi tutto collegato. Un'attività sportiva che può essere anche blanda, una semplice camminata, ossigena i tessuti, riempie i polmoni. Tant'è vero che questa tecnica di massaggio inizia proprio con la respirazione. Nel momento in cui si ispira, io espiro, butto l'aria fuori, inizio ad aprire i gangli linfatici. In questo momento, se osservi nelle immagini, la persona che ho massaggiato ha proprio problemi di ritenzione idrica, sì, e ha una fragilità capillare. Esatto, si vede. Questa ragazza ha avuto comunque una gravidanza, ha avuto un bambino. Mi soffermo sui piedi, perché i piedi sono la spinta. Io vado e vado, porto tutto verso il cuore, verso l'alto. Infatti c'è proprio una manovra dove io vado praticamente a fare come una spugnatura sotto la pianta del piede, perché apporto sangue ed ossigeno. Ecco, per poter avere, vabbè, io sono dell'idea che comunque il massaggio in qualsiasi caso, se fatto bene, di qualsiasi tipo di massaggio si tratti, che sia un Ayurveda piuttosto che un massaggio di linfodrenaggio, dia comunque beneficio e benessere, sensazione di benessere al corpo. Volendo invece seguire proprio, diciamo, un cliché standard, per poter arrivare poi a quei punti di risultato esatto di cui tu parlavi, ogni quanto dovrebbe essere fatto un trattamento? Allora, io consiglio solitamente di fare 12 sedute. Dopo aver effettuato 12 sedute di massaggio una settimana, o anche due in una settimana, o anche tre se c'è la possibilità, almeno ogni 15 giorni bisognerebbe effettuare un linfodrenaggio o un qualsiasi altro massaggio affinché l'organismo rimanga depurato, perché con le 12 sedute abbiamo praticamente dato l'input, abbiamo scrollato, quindi abbiamo aperto i rubinetti. Io solitamente quando spiego alle ragazze parlo di rubinetti. Quando dalla fontana l'acqua esce, ma non esce con una fluidità, non esce pulita, che cosa facciamo? Dobbiamo cercare che quest'acqua esca pulita, quindi in 12 sedute noi diamo una spinta, dopodiché consigliamo alla cliente di venire a trovarci in istituto ogni 15 giorni, in modo tale che noi non andiamo ad accumulare quello che abbiamo tolto. Ecco, sono sicura che molti si staranno dicendo, e va bene, chi non ha la possibilità, perché comunque voglio dire, abbiamo visto che vengono usati dei prodotti, abbiamo visto che sono dei trattamenti che proprio perché devono essere effettuati in un certo modo sono molto lunghi, quindi è giusto che chi lo pratica abbia il suo guadagno, perché alla fine è anche il suo lavoro, no? Voglio dire, sono dei trattamenti che non costano certo 5 euro alla settimana, non voglio sapere quanto costano, però supponiamo che qualcuno, e di questi tempi non è raro, dica va bene, mi piacerebbe tanto, però io non ho la possibilità di farlo regolarmente, di fare
Che cosa possiamo consigliare a queste persone? Allora, sicuramente io gli consiglio, se non hanno la possibilità di farlo settimanalmente, almeno ogni 15 giorni, effettuare un buon infodrenaggio. Ovviamente trovare una persona professionale che gli venga comunque incontro, curarsi a casa con l'acqua, con la frutta, con la verdura, eventualmente farsi consigliare da un medico un buon drenante. E quindi cercare di aiutarsi anche da solo e in più con l'ausilio di una buona estetista, cioè cercare di fare un massaggio in 15 giorni. Ecco, a proposito di quello che tu dicevi prima, no? L'attività fisica, effettivamente io ho riscontrato che una delle principali indicazioni che ricevo, che si ricevono dai dietologi, dalle dietiste, ma anche dalla propria estetista di fiducia quando non si fa attività fisica, è fare queste passeggiate, queste lunghe passeggiate, calcolando, andando ovviamente a gradienti, quindi cominciando dal quarto d'ora, dai 20 minuti, finendo all'ora al giorno. Beh, io questa, ti devo dire la verità, è una cosa che ho sperimentato d'estate in maniera particolare, la mattina molto presto, fare delle lunghe camminate, cominciando proprio prima i 10 minuti, poi il quarto d'ora, poi la mezz'ora. Alla fine mi sono resa conto che quell'ora di passeggiata al giorno fisicamente proprio mi dava la possibilità di sentirmi meglio. Ma, e questo è un consiglio che vi do, aiuta anche molto la mente, perché se voi camminate quest'ora e vi guardate intorno, guardate i negozi, guardate la gente in viso, camminate, guardate i palazzi, guardate il cielo, è qualcosa che anche mentalmente vi solleverà tantissimo e vi consiglio veramente, lo dico non come esperienza tecnica ma proprio come esperienza di vissuto, effettivamente tra un po' che arriva tra l'altro la bella stagione, dà veramente dei grandi benefici. Voi avete una fortuna qui a Barletta, sì, quella che io non ho a Canosa, avete il mare. Sì, quindi queste lunghe passeggiate. Quindi queste lunghe passeggiate sulla spiaggia, specialmente anche se uno decide di mettere i piedi in acqua e camminare nell'acqua. L'acqua permette comunque di fare un massaggio anche naturale, quindi aiuta perché ossigena e quindi anche la mente, come hai detto tu, aiuta tantissimo anche la mente, quindi sì, l'ossigeno, sì. Porti ossigeno ai tessuti, quindi perché no fare delle passeggiate al mare ogni 15 giorni un massaggio? Aiuterebbe veramente tanto. Sono perché, assolutamente convinta. Io mi rendo conto che non è possibile fare un massaggio a settimana, però un massaggio ogni 15 giorni. Voglio dire, qualcuno rinuncia a qualcosa e può guadagnare di salute, certamente, perché in questo caso noi stiamo parlando di salute, non stiamo parlando, certo, di estetica, ma sì, stiamo parlando appunto di salute. Ecco. L'importanza invece, adesso parliamo insomma dedicandoci alle donne più giovani, no? L'importanza invece di conoscere queste regole e soprattutto di ricorrere a questo tipo, a questa tipologia di aiuto, come proprio discorso di prevenzione alla cellulite, quindi nelle giovanissime donne, l'adolescenza, perché generalmente si ricorre a questo quando si ha il problema già della cellulite, ho già la cellulite, c'ho, mamma che cosa posso fare, mamma cosa devo fare, e mamma ovviamente si spacca in quattro per far... In realtà questo può servire anche come prevenzione, vero Roberta? Sì, perché consideriamo che dalla pubertà all'adolescenza il problema inizia a manifestarsi, specialmente in alcuni casi, purtroppo, per sfortuna, non so come chiamarla, è ereditaria. E quindi se io osservo il corpo della mia mamma negli anni, so già che il mio corpo potrebbe diventare come il suo, quindi... Conviene prevenire, quindi anche fare un massaggio ogni 15 giorni, anche se uno è un adolescente. Beh, io su questa cosa non sono proprio d'accordissimo, voglio dire, no, perché voglio dire, io vengo da una famiglia numerosissima, siamo 6 figli e non è la valenza
voglio dire, del corpo della mamma o del papà non è reale. Ci sono degli studi medici che sono stati effettuati. Magari si può avere la tendenza, dove come c'è fatto proprio genetico, geneticamente, che questa cosa può avvenire. Quindi perché non prevenire e non incominciare ad osservare il corpo in maniera differente? Molto spesso ci si guarda allo specchio, si corre sempre, ma non ci osserviamo mai realmente, cioè non osserviamo il corpo a 360 gradi. Cioè il corpo comunque ci lancia appunto dei messaggi, tant'è vero che nelle riprese che abbiamo visto prima c'erano delle ragazze di 16 anni, quelle sono ragazze di primo anno, quindi bisogna considerare che anche su quei corpi potevamo trovare della cellulite, delle evidenzioni idriche, sono piccolissime, hanno solo 16 anni. Quindi come prevenzione? Consiglio che come prevenzione anche una volta al mese è necessario effettuare uno scrub al corpo, un buon massaggio di linfodrenante, in modo tale che i cataboliti vengano eliminati, le sostanze di rifiuto sono eliminate. Considera che adesso le ragazze a 16 anni già fumano e quindi il sistema linfatico inizia già ad intossicarsi. Quindi l'effetto di fumare influisce? La sigaretta, il caffè, gli anticoncezionali. Cioè, quelle sono tutte cause perché ristagnano i liquidi e quindi bloccano il sistema linfatico. Quindi tutto, cioè bisogna osservare la vita che una persona conduce giornalmente. Devo dire la verità, il discorso che la cellulite fosse una malattia era un concetto che mi aveva decisamente colpito e mi rendo conto che evidentemente proprio lo studio, no? Le sperimentazioni mediche e quant'altro che portano a queste determinazioni, perché insomma io ho 50 anni e da ragazza la cellulite era considerata, era proprio vista come un fatto puramente estetico, mentre oggi si ha la certezza che di base nasce perché c'è qualcosa che non funziona all'interno. È una cosa che viene proprio dall'interno, dal sistema linfatico, tant'è vero che si parla proprio di sclerosi, cioè delle cellule. Quando avremo modo con il medico di parlare di questa cosa, spiegherà la differenza di una cellulite quando è fibrosa e quando è sclerotica. Cioè nel caso in cui si parla proprio di sclerosi, la parte è dolente, si formano dei noduli, dove la parte diventa fredda, in cui la fibrosa invece si parla della cosiddetta pelle a buccia d'arancio. Senti, a proposito di questo, c'è anche una grande pubblicità adesso, tra un po' verremo poi bombardate perché stiamo per avvicinarci all'estate, quindi ci sarà di tutto e di più in televisione, dei prodotti che vengono consigliati sistematicamente proprio come delle medicine, quindi proprio come dei farmaci. Ma è mai possibile? Non parliamo di casi, ovviamente. Non posso fare i nomi delle case, dei prodotti. Non devi fare. La mia domanda era un'altra. Ma è mai possibile che per questa, questa cosa qua, che ho proprio difficoltà a chiamare patologia, bisognerebbe ricorrere all'uso dei farmaci? Ma a me è una roba che mi manda proprio fuori, cioè mi sembra una cosa davvero... Ci sono delle aziende comunque farmaceutiche assurda. Che hanno fatto delle creme che effettivamente contengono delle sostanze mediche, perché viene curata come una vera e propria malattia, perché comunque fa parte di una patologia. Infatti con il medico che avrete modo di parlare di questa cosa, spiegherà nei dettagli, cioè il medico chi meglio di un medico estetico non può spiegare questa che è una vera e propria malattia. È ovvio che secondo me l'errore che si commette spesso è quello di arrivare all'estate in un periodo estivo uno va in crisi e vuole risolvere il problema della cellulite, ma in realtà non è così, perché bisogna essere costanti tutto l'anno. Per avere un corpo perfetto bisogna essere costanti tutto l'anno e quindi tutti i giorni. Va bene, io anche su questa cosa del corpo perfetto, a me è una roba che proprio non mi piace, ma non mi piace perché io parlo sempre con il punto di vista del benessere fisico, non della perfezione, perché a me questa idea del corpo perfetto, la perfezione, il peso perfetto, l'altezza perfetta, il capello perfetto, mi dà tanto di robotismo piuttosto che di essere... Io parlerei, secondo me, di essere stare umani. In armonia con se stessi. Perché poi alla fine è quello. A me la...
cioè mi dà fastidio quando qualcuno arriva da me e vuole il miracolo io non sono in grado di farlo, perché per stare in armonia con se stessi cioè bisogna curarsi tutto l'anno, appunto. E quindi è una cura del corpo che non parte solo esteticamente, ma viene dall'interno anche. Brava. Allora, su questo sono assolutamente d'accordo, è un'idea che non è che ho oggi che ho 50 anni, è un'idea che ha accompagnato sempre la mia vita, quindi è proprio un punto di vista coerente con quello che sono sempre stata io. Un'ultima domanda per chiudere, e poi torneremo sicuramente la prossima settimana. Perché si localizza in determinati punti la cellulite, in precisi e specifici punti? Perché in quei punti praticamente gli adipociti, ossia le cellule, quindi che, e qui ritorniamo sempre nel solito discorso, praticamente si distanziano tra di loro, quindi distanziandosi l'ossigeno, il sangue e la linfa non arrivano perfettamente, quindi si separano e di conseguenza non c'è ossigenazione e quindi si formano nelle cosiddette culotte va, nelle zone trocantere, quindi ci sono particolari zone. Sì. Dove praticamente è più facile tipo aggredisce quei punti, c'è un'aggressione in quelle determinate zone. Sì. Ecco, questo è un altro perché che poi mi spiegherai. Ti farò vedere delle immagini, se ho la possibilità ti porterò delle immagini, ti farò vedere i vari percorsi di come praticamente essa si forma. Bene, questo è il prossimo impegno della nostra amica Roberta, è stato un piacere averti grazie con me questa mattina. Abbiamo terminato il nostro tempo, io voglio ringraziare Roberta Grimaldi, grazie, docente della Total Look, naturalmente gli amici della Total Look, vedete che si può parlare, spaziare veramente in lungo e in largo con questa accademia che, ribadisco, è veramente una scoperta, una bella scoperta del nostro territorio che vale la pena veramente valorizzare nella maniera giusta. Cari amiche, abbiamo terminato anche questa mattina, io ti ringrazio. Grazie.